Dal 1 ottobre al via in Toscana e nell'ASL Toscana Sud-Est la campagna di vaccinazione contro influenza e Covid. Si comincerà con gli ospiti dell'RSA per poi estenderla dal 7 ottobre a tutti gli aventi diritto. La campagna vaccinale è rivolta per l'influenza a tutti gli ultra sessantenni, ai bambini tra i 6 mesi e i 6 anni di vita, a tutti i soggetti fragili che hanno patologie e che quindi per la loro situazione possono avere delle complicanze gravi, a tutte le persone che fanno servizi pubblici di interesse pubblico, anzi, e a tutti gli operatori sanitari, a tutte le donne in gravidanza, ai soggetti diabetici, a chi lavora a contatto con animali, quindi le categorie a cui viene offerta ogni anno la vaccinazione. È importante perché l'influenza nelle persone più fragili può comportare complicanze respiratorie, polmoniti e fino anche al decesso, e quindi ovviamente è importante la protezione con la vaccinazione. Le vaccinazioni potranno essere effettuate dal proprio medico di medicina generale o da pediatri di libera scelta. Per cui i cittadini dovranno rivolgersi al proprio medico, ma collaboreranno anche le farmacie per gli ultra sessantenni che faranno sia la vaccinazione antinfluenzale che la vaccinazione anti-Covid, e i nostri centri vaccinali dove le persone si potranno prenotare per la vaccinazione Covid. Riapriremo il portale prenota vaccino dove le persone si prenoteranno. Una volta che verranno a fare la vaccinazione anti-Covid gli verrà offerta anche la vaccinazione antinfluenzale. Oltre alla vaccinazione è fondamentale seguire buone pratiche comportamentali per ridurre il rischio di contrarre l'infezione e per evitare di trasmettere il virus ad altri. Il vaccino è l'arma fondamentale che abbiamo, ma associato al vaccino ci sono le norme comportamentali fondamentali per ridurre la trasmissione del virus, quindi la mascherina se abbiamo sintomi influenzali, il rimanere in casa se abbiamo sintomi respiratori, il lavaggio continuo delle mani, una buona igiene delle vie respiratorie, e quindi tutte norme che ci aiutano, insieme ovviamente alla vaccinazione, a ridurre la circolazione virale.